Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo speciale video. Io sono Xuder e ragazzi, la season 7 è arrivata. 2 ore di downtime dei server questa mattina ci hanno permesso di arrivare finalmente alla nuova stagione con un sacco di novità davvero davvero incredibili. Prima in assoluto il grande cambiamento della mappa per quello che riguarda la neve, ragazzi. È veramente un sacco la parte di mappa innevata, ma ne parleremo ovviamente nei prossimi video. Oggi, come ogni season, voglio vedere con voi il nuovo pass battaglia, ragazzi. E quindi all'inizio, subito veloce, una bella reaction, un bel like per voi, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. Ho già visto un sacco di roba su Fortnite di cui vi voglio parlare. Livello 0 del pass battaglia. Livello 1 abbiamo le due skin di base, il tizio che si chiama Zenith e la tizia che si chiama Lynx, entrambi con 7 stili sbloccabili. Ovviamente più i punti esperienza diventano alti e più cambiano gli stili di entrambe le skin. Livello 2, subito pass battaglia gratuito, abbiamo carino un pupazzo di neve GG, e invece per chi ha comprato il pass battaglia i 5 livelli extra per la season 8 e il 10% in più per l'incremento personale. Livello 3, la coccardina di Natale. Livello 4 troviamo invece, ragazzi, il wallpaper del nuovo deltaplano X4 Storming, meraviglioso. E subito, ragazzi, a livello 5 la prima camo, tanta tanta roba, ragazzi, la mimetica per le armi e per i veicoli. Livello 6, due premi, il vischio per quello che riguarda il pass battaglia a pagamento e la skin, la scia invece del Natale per il pass battaglia gratuito. Livello 7, il regalo perfetto, ragazzi, un backpack che vedete abbia lo Scar nascosto come regalo di Natale, molto molto divertente. Si prosegue con il livello 8, il cuore di ghiaccio per il pass gratuito, e il Burberalbero, che è un albero di Natale un po' incazzato che spacca un po' tutto, nel senso XP, bla bla bla. Andiamo a livello 11, ragazzi, la carta festiva, quindi il nuovo, una nuova decorazione per le armi e per i veicoli, verde natalizia, e il logo invece del nuovo bimotore per quello che riguarda appunto lo stendardo. Livello 12, azz, livello 12 abbiamo il wallpaper del pan di zenzero. E ragazzi, attenzione perché dietro al pan di zenzero sembra esserci una cosa che abbiamo già visto per quello che riguarda i clown e non solo. Quindi la possibilità di avere uno stile selezionabile per la skin. Livello 13, la canzone festiva di Natale è a livello 14. Arriva, ragazzi, lo stendardo del pan di zenzero che conferma quasi certamente che arriverà nella season numero 7. Un applauso da golf invece per l'emote. Andiamo avanti con la slitta tattica. Nessun camino è al sicuro, ragazzi. Una slitta di Natale con tanto di raggio laser davanti e 4 missili per ogni lato. Livello 16 abbiamo il GG e si salta direttamente al 19 dove c'è Hamirez, che è una cacchio di castoro, che cacchio è un criceto obeso, molto divertente. Sacco di carboni invece, livello 20 per noi. Livello 21, la scia delle luci di Natale, molto molto divertente. Livello 22 abbiamo la, ops, a livello 22 abbiamo la borsa di escursione per quello che riguarda il pass gratuito e la texture, come si dice, del nuovo tizio che in realtà è il sergente Bruma, che non è altro che quello che troveremo a livello 23 con 3 stili personalizzabili, ragazzi. Come vedete, completando le sfide giornaliere otterremo gli stili sbloccabili per il sergente Bruma. Tanta tanta roba. A me piace il secondo con la faccia da Babbo Natale, veramente meraviglioso. Livello 25, ragazzi, l'emote del pan di zenzero. Livello 26 arriva invece lo spray molto carino del Babbo Natale un po' incazzato, e sempre allo stesso livello, ragazzi, arriva invece la skin rossa per le armi. A livello 28, l'unico credo giocattolo di questo pass battaglia, il disco da ghiaccio che si può attirare e buttare a terra. Livello 29, un altro stendardo, il Tartar si chiama, che è la trama scozzese. Livello 30 arriva il secondo deltaplano velivolo reale, come vedete gratuitamente, e anche il wallpaper del pan dello schiaccianoci che potrebbe tornare. Tanta tanta roba. Balletto a livello 31, come dicevano in live, sempre balletti per eterosessuali. Vabbè, balletto a livello 31. A livello 32 abbiamo l'emote del pan di zenzero, lo abbiamo
già visto, no, prima avevamo un'altra cosa, adesso abbiamo le Mott. Livello 35, il primo stile nuovo per il cane, ragazzi, remo in tenuta da neve, come vedete, molto molto figo, classico, niente di strano. Livello 36, uno spray al neon del micione. Livello 37 arriva invece il glifi, la scia delle rune del cubo. Livello 38, bellissima, l'abominevole ascia, ragazzi, tanta tanta roba, così come lo shuriken, che secondo me fa parte di stella ammantata, non chiedetemi perché, ma potrebbe voler dire qualcosa per la season. Numero 8, avanti al 39, il Dur Taplano, ragazzi, carino, molto figo per chi non ha shoppato il deltaplano del burger. Livello 40 arriva un altro wallpaper, quello del chicken tender con il... quello del Durburger, il Sergeant Griller. Livello 42 arriva invece la spada dell'ultima skin, ma la vedremo dopo, tanta roba. A livello 43 una delle decorazioni più interessanti, quello di Onisa, che adesso non mi ricordo il nome in italiano, comunque della tizia del Durburger. Livello 44 arriva la falena, non si sa bene perché abbia messo la falena. A livello 46 un emote per giù il microfono, molto carina, gli sta bene al rocchettaro dello scorso pass battaglia. Livello 46 anche le due manopole. A livello 47 arriva la skin polvere, molto carina, fa parte del set pattuglia delle nevi. A livello 48 interessantissimo questo oblò, ragazzi, che parla del mare ed è il primo riferimento di tutti quelli che avremo nel pass battaglia relativi al mare. Livello 50 siamo a metà strada, abbiamo il wallpaper e abbiamo anche un osso, così, un prosciuttone preistorico. Livello 52 una skin del nostro Amirez colore rosa, questo se lo vede la Pami mi rovina. Livello 53 l'emote dello sbalordito, il 54 abbiamo la musica della febbre della disco e il rossetto rosa che fa la ula, e a livello 55, ragazzi, il cubo di ghiaccio fighissimo con dentro congelato una specie di pinguino con una faccia molto ambigua. A livello 56 cestino da spazzatura, al 58 una coppa di cioccolato con marshmallow per i gratuiti e una scia, le fibre ottiche per il battaglia acquistato. Livello 60 arriva invece la skin che si chiama, non me lo ricordo, ghiaccio indaco, molto bello. Livello 62 il pupazzo di neve gocciolante, quindi molto incazzato, e un sole. Livello 63 un altro balletto per etero, vabbè. Livello 65, ragazzi, lo squadrone di supporto, il nuovo wallpaper. Livello 67, bellissimo, ragazzi, bellissimo remo teschio, tanta roba, sta benissimo con lo Skull Trooper. Livello 68 il pinguino infame, e a livello 70 lo spray delle banane ghiacciate, non sappiamo perché. Livello 71 una delle mie skin preferite di questo pass battaglia, Trog, che è veramente OP, che figo che è. Livello 72 i disegni del Trog. Livello 74 carbonio e oro, una nuova skin per le armi e per i veicoli. Livello 76 arriva invece il secondo giocattolo, l'hamburger gustoso che potete lanciare ovviamente, e al 77 interessantissima questa manetta, questa è una vecchia manetta del medioevo, le catene che legavano polsi e gambe, staremo a vedere se servirà qualcosa. Meraviglioso anche il wallpaper dell'ama oscuro per quello che riguarda i nostri schermate di caricamento, e un altro deltaplano, il corridore claudicante, che boh, è una slitta con sopra un pinguino che è quello ghiacciato che abbiamo visto prima. Livello 80 inganno, ancora si parla del mare, ragazzi, tra pesci che abboccano ad un amo. Livello 83 l'ultima skin per Amirez, quindi è color marrone, classico colore da criceto. Livello 84 il polpo, che potrebbe essere anche un kraken visto così, tanta roba. Livello ne parleremo con calma. Livello 85 la scia dei turbini, a livello 86 il classico Durburger, e arriva la calzamaglia a livello 87 come skin epica, quella che tutti ci aspettavamo dalla scorsa season. Livello 89 uno dei miei spray preferiti, il Pixel Ramirez, veramente bello. Livello 90 meraviglioso anche il nostro squadra del teschio, il wallpaper. Livello 92 arriva l'emote del twist. Livello 93 abbiamo invece bellissima la skin ghiacciata per remo, questa è veramente OP, il tasto F non si sa perché, a livello 94, e a livello 95 l'ultimo ballo da etero. Arriviamo quindi alla fine, ragazzi. Livello 98 magazzini muffiti, il wallpaper dei vecchi magazzini come erano una volta. Livello 99 lo spray di Lynx, e a livello 100 il re dei ghiacci, che questa volta, come vedete, ha degli stili personalizzabili, ma non sono basati sui punti esperienza. Re dei ghiacci arancione, veramente OP, ragazzi. 25.000 avversari a cui sopravvivere per ottenere l'ultima skin.
Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo un bel pollicione in su, iscrivetevi in tanti al canale, noi ci vediamo in live, ciao!